Sono veramente emozionata perché stasera siete tantissimi. Ha sentito dirvi che ne sta più sui braghese perché ha visto un smerdano di gente lì. L'evento di questa sera è un evento veramente singolare perché siamo qua a celebrare il dialetto, anzi i dialetti e le parlate locali, perché l'Unione Nazionale delle Proloquo Italiane ha voluto istituire proprio una giornata per celebrare questo bellissimo modo di parlare che abbiamo noi, o meglio, che avevamo noi, che avevano soprattutto i nostri genitori e che comunque ci hanno insegnato. Abbiamo realizzato quindi questa serata che sarà un po' un gran varietà. Sarà un insieme di storiette, di poesie, di piccoli racconti, di piccole atmosfere che ci riporteranno un po' alla dimensione del dialetto che molti oggi non conoscono più e soprattutto alla dimensione della civiltà dalla quale abbiamo avuto origine noi e che si sta un po' alla volta perdendo. I nostri genitori, per esempio, usavano regolarmente parole come, non so, caecera o brondin o slipego, rumatego, cose di questo tipo. Io sono convinto che i nostri figli assolutamente non siano più in grado di capire nessuna di queste parole. Ed è veramente un peccato, perché il dialetto è portatore di un patrimonio straordinario di ricordi, di cose, di fatti e soprattutto di valori che facevano parte delle generazioni che ci hanno preceduto e che sta a noi oggi, con grande senso di coscienza, cercare di tenere vive. E mi ha detto, anche uno se venuo, perché c'è il padre molto. Questa iniziativa è stata istituita nel 2013 da Umpli Italia con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e le comunità locali su quello che è un patrimonio materiale che è molto fragile e quindi con questo spettacolo noi vogliamo valorizzare quello che è la nostra lingua locale e tutte le lingue locali d'Italia. È vero, è una giornata nazionale dei dialetti e le parlate locali. E allora noi, senza dirlo a nessuno, e solo il pubblico in sala questa sera lo scoprirà, abbiamo voluto inserire in questo spettacolo che a tutti gli effetti è basato sul dialetto veneto, anzi qualcuno dice è basato sul dialetto castellano, abbiamo voluto inserire anche un foresto che è venuto ad abitare da Napoli a Castelfrancovento circa 40 anni fa e ha avuto un approccio piuttosto burrascoso col nostro modo di parlare finché e dai, alla fine è dovuto arrendersi anche lui ad imparare il nostro idioma, perché sennò qua non si batteva chiodo. Quindi sì, giornata del dialetto, ma veramente una giornata del dialetto a 360 gradi. Lo spettacolo è nato diciamo da un'amicizia che è cresciuta nella collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Proloquo di Castelfranco. Quando poi abbiamo voluto concretizzarla, Carlo aveva l'idea, noi avevamo la volontà, ma non avevamo gli strumenti. Carlo Simioni è anche l'uomo di punta della Compagnia del Careteo, che questa sera si esibisce, ma non è l'unico elemento, perché mettendo due testi insieme si fanno tante cose. E io ho detto, Carlo, la Proloquo di Castelfranco si sta distinguendo per la sua capacità di fare rete. Chiamiamo tutti all'appello. Non so come fare, lui aveva i numeri di telefono e così abbiamo chiamato compagnie teatranti locali, cantanti, attori, liberi cittadini che hanno messo così la loro verve a disposizione della comunità e ne è nato un pastiche, non so come definirlo, un melting pot di tradizioni, di parlate, anche di cadenze, perché le lingue locali sono così, basta andare a pochi chilometri da dove siamo adesso e lo stesso dialetto veneto è completamente diverso. Quindi abbiamo organizzato una prima edizione. Il teatro non ha più posti, i posti sono andati esauriti in due giorni da quando li abbiamo messi a disposizione, forse perché l'ingresso è gratuito, forse perché piace tanto, forse perché alla fine, stando a tema, parla come che te magni, alla fine ci sarà anche una ombra e una frittoia per coronare questa cosa.
E c'è da dire che tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno dell'amministrazione comunale, che ci ha dato la disponibilità di questo bellissimo teatro, oltre che il patrocinio di tutti i nostri sostenitori e partner. Questa sera abbiamo gli assocuochi della Protezione Civile che stanno già scaldando i fornelli per cucinare le loro famose frittelle. Gli ingredienti ce li ha regalati l'Iper dei Giardini del Sole di Castelfranco e i vini di Prosecco di Vitivinicola Manera. Nuova Compagnia del Carateo è una compagnia filodrammatica, cioè siamo assolutamente amatori e ci dedichiamo a una forma particolare di teatro, che è un teatro sì raccontato, ma soprattutto un teatro cantato. Quindi andiamo alla ricerca di vecchi brani, di vecchie canzoni, di vecchie storie e grazie a un poderoso lavoro di ricerca che viene fatto da tutto lo staff, abbiamo già all'attivo 6 spettacoli originali che hanno ripercorso le fasi salienti della nostra storia, soprattutto della storia dei nostri paesi, soprattutto la storia del Veneto, tanto che l'ultimo spettacolo col quale siamo in tournée in questo momento, pensate, si intitola A Storia del Veneto in 4 e 4 8. Certo, cosa vuol dire? Vuol dire che in un'ora e mezza non si poteva certo perdere un sacco di tempo per raccontare tutte le storie. Abbiamo fatto un po' un su e su e così raccontiamo la storia, 1600 anni di storia del Veneto, così raccontato un po' alla semplice. Abbiamo visto che la gente ride molto quando sente queste battute, che sente queste storie in dialetto. Ma non è che rida perché il dialetto fa ridere di per sé stesso. Non è mica così. Ride perché riconosce nella nostra parlata, nel nostro modo di dire, nel nostro eloquio, la lingua che è stata loro insegnati da piccoli. Sono le corde più profonde del loro intimo che vengono toccate quando sentono queste antiche parole, beccanea, cose lontanissime che nessuno dice più e che riportano alla memoria atmosfere di quella civiltà contadina della quale, senza esserne pienamente coscienti, siamo tutti figli. Il 7 gennaio si festeggia la giornata del tricolore e questa celebrazione dei dialetti e della lingua si inserisce proprio su questo solco, quello di ricordare le radici, la lingua, la cultura della nostra città. Io ringrazio l'Associazione Pro Loco per l'evento, per la manifestazione. L'amministrazione comunale ha ben concesso il teatro accademico a titolo gratuito proprio per l'importanza di questo evento che si inserisce all'interno proprio delle celebrazioni della lingua e del dialetto, che è un aspetto da non trascurare ai giorni nostri, un aspetto che soprattutto anche da questi elementi, da queste tradizioni si costruisce la comunità e il senso di comunità, e l'obiettivo penso proprio che sia quello di avere una comunità attiva e partecipativa. Qualcuno dice che il nostro dialetto sta scomparendo. Adesso, nelle nostre case, tutti noi genitori contemporanei parliamo in italiano, tra di noi e con i nostri figli, perché siamo convinti che sia questa la strada giusta. Ecco, io devo portare una testimonianza personale e assolutamente singolare e straordinaria da questo punto di vista e forse anche controcorrente da un certo versante. Io ho 3 figlie di età compresa tra i 20 e i 30 anni e a casa nostra abbiamo sempre parlato solo italiano. Beh, vi dico in verità che tutte e 3 le figlie mi hanno portato a casa il dialetto imparato fuori. Imparato a scuola, imparato in palestra, imparato con gli amici, imparato andando a bere lo spritz in piazza. Cosa significa questo? Significa che, almeno qua da noi, il dialetto è tutt'altro che una lingua in via di estinzione, anzi è una lingua molto viva, prova ne sia il fatto che è proprio la lingua colloquiale, è la lingua delle amicizie e degli affetti, è la lingua del vivere vero, non è la lingua dell'istituzione, non è la lingua che si insegna ai figli perché facciano bene i compiti di italiano a scuola. Il dialetto è la lingua del cuore.